Renato Caputo del Lavoratori Autonomi Lavoratori Autoconvocati della Scuola. Fate passare. Allora, io penso che questa vicenda di quota 96 sia una vicenda veramente esemplare del carattere populistico di questo governo che ha detto ai 420 che avrebbe risolto la questione del precariato, che avrebbe assunto i precari, non è in grado nemmeno di risolvere, di impegnarsi a risolvere una questione che grida vendetta come la questione di quota 96. Questa è la chiara dimostrazione della cattiva fede di questo governo. Ci stanno imbrogliando e dobbiamo rendercene conto. Io penso però che da questa faccenda di quota 96, come dalla faccenda dei precari, come dalla faccenda dell'attacco alla scuola pubblica, non se ne esce con lotte parziali, non se ne esce con rivendicazioni particolari, ma solo mettendo in piedi un movimento unitario, costruendo un percorso unitario in tutte le scuole, a partire dai collegi dei docenti, per costruire dal basso una giornata di mobilitazione unitaria, uno sciopero unitario di tutti i sindacati. I lavoratori sono stanchi dei particolarismi, che ogni sindacato si fa il suo sciopero. Questi scioperi non servono più a niente fatti così. C'è bisogno di organizzare dal basso, e noi come lavoratori autoconvocati ci muoviamo in questo senso. Siamo lavoratori iscritti a tutti i sindacati, siamo RSU, lavoriamo, non siamo dei vertici dei sindacati, e vogliamo costruire giornate di mobilitazione unitaria. A questo scopo ci vedremo il primo di settembre a Via Galilei, al cielo sopra l'Esquilino, per organizzare una grande assemblea provinciale della provincia di Roma il giorno 15, il giorno in cui riprenderà la scuola, presumibilmente all'Istituto Galilei, per organizzare magari il 10 ottobre, quando già gli studenti saranno in piazza, una giornata di sciopero unitario dal basso che parta dalla questione di quota 96, ma allarghi la questione ai precari e a tutto il mondo della scuola, anche perché di fronte a una crisi come questa che viviamo, di fronte al fatto che aumentano i licenziamenti, la questione non può essere che quella di una riduzione generalizzata dell'orario di lavoro che consenta a tutti i giovani di essere impiegati. E invece quello che sta facendo il governo con quota 96, con la controriforma delle pensioni Fornero, è esattamente lo stesso: fare lavorare sempre di più e più a lungo pochi e tenere nel precariato o nella disoccupazione e nella disperazione i giovani o nel lavoro nero. Noi invece dobbiamo rovesciare radicalmente questa prospettiva e rivendicare quella che è stata la parola d'ordine storica del movimento dei lavoratori, ovvero lavorare meno, lavorare tutti. Qui la tecnologia è avanzata. Tommaso Campanella nel 600 già aveva studiato che sarebbero bastate al tempo lavorare, se avessero lavorato tutti, sarebbero bastate 4 ore di lavoro per fare lavorare tutti. Pensate oggi, con lo sviluppo della tecnologia, dei mezzi di produzione, basterebbero ancora meno ore, se veramente ci fosse la volontà di risolvere il problema della disoccupazione, del precariato e di chi dopo anni e anni di lavoro ha diritto di andare in pensione.